Che cosa ne pensa di questa scuola? Potrebbe andare bene per i bambini di Borgo Chiaravalle, ce ne sono tanti, lei è un bambino. Guardi, io la penso positivamente di questa scuola perché ho una figlia di 17 anni che quando era il momento di venire qua all'asilo non è stata accettata perché c'era un esubero e quindi ho dovuto mandarla in città a Milano e quindi io dovevo fare dei chilometri per portarla all'asilo. E quindi mia figlia non è potuta andare nonostante abitavamo qua. Adesso c'ho il piccolino che ha 3 anni e mezzo, vorrebbe andare qui all'asilo perché di fronte è comodo, attraversiamo la strada. Certo. E non l'hanno riaperto e forse chissà che cosa faranno. Magari diventerà uno sfacelo, ci troveremo birra anche nei giardinetti, in un posto così, e mi sembra proprio il caso di doverci ribellare e non accettare questa situazione. Borgo di Chiaravalle, fino al 1929 un comune autonomo, poi inglobato nella grande metropoli milanese. Ed ecco una scuola al centro delle polemiche. Asilo chiuso dal 2019 per mancanza di bambini, ora potrebbe riaprire. Ma questi cartelli sono stati incollati sulla cancellata dalle mamme del borgo, perché così il comune è sordo a riaprire questo asilo. E non resta che sperare in un miracolo. Qui nel borgo di San Bernardo e della sua millenaria abbazia. Giriamo così nei giardinetti di questo borgo che al pomeriggio pare addormentato, ma scopriremo invece delle storie molto interessanti e una constatazione. Il comune, con questo pasticcio burocratico che vi stiamo per raccontare, pare odiare i bambini. Che sembra disabitato, ma in realtà non è così. Sì, esatto. Qui siamo in 1300 abitanti circa e abbiamo più di 40 bambini dagli 0 ai 6 anni. Ecco, lei è una mamma. Io sono una mamma, sì. Mio figlio ha 3 anni. E quindi sarebbe un candidato a frequentare questa... Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, tra le altre cose, proprio i cittadini, essendo abitanti di un borgo che per varie motivazioni non ha tutti i servizi che richiederebbe, vorrebbero insieme alle mamme degli spazi all'interno della scuola, visto che comunque di spazio ce n'è in abbondanza. E cosa succede a questo punto? Che cosa succede? Succede che nel 2019 la scuola viene chiusa, il comune di Milano dice che l'avrebbe messa al bando perché i costi sono troppo elevati per poterla mantenere. Nel 2022 doveva uscire appunto il bando, che poi non è uscito. Si è scoperto all'inizio del 2023 che la scuola è passata sotto l'assessorato al welfare e l'assessorato al welfare l'ha messa a disposizione per poter inserire dei minori non accompagnati. Quindi oggi ci troviamo con una scuola che era stata dichiarata in parte inagibile, che non poteva essere ristrutturata per i cittadini perché non ci sarebbero stati fondi, e invece oggi hanno finito i lavori di ristrutturazione e a breve entrerà una cooperativa che gestirà 30 minori non accompagnati. Ecco, 30 minori non accompagnati al posto di 40 bambini, perché qui ci sono nuovi condomini, quindi c'è questo. E dove vanno i bambini del borgo di Chiaravalle all'asilo? Allora sì, tra l'altro è un borgo in espansione e questa cosa la stiamo facendo presente sempre a livello comunale. Questi 40 bambini vengono iscritti a Rogoredo. Nonostante noi come Borgo di Chiaravalle facciamo parte del municipio 5, i bambini vengono indirizzati a Rogoredo o comunque nel municipio 4. Quindi una mamma che magari lavora, invece di mettere il bambino qua a due passi dal suo condominio deve andare fino a Rogoredo. Corretto. E andarla a prendere eccetera eccetera. Sì. Ecco, Vabbè, adesso cosa succede? Adesso succede che così viene detto, i minori non accompagnati con la nuova cooperativa stanzieranno qui per 3 anni, dopodiché la scuola verrà tolta in automatico dal PAVI, che è il piano quello per poter vendere gli immobili comunali, e potrebbe forse ritornare ad uso comunale, quindi cittadino. Noi abbiamo qui già uno stabile all'inizio della via che è gestito dalla Fratelli San Francesco.
Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi? Cioè, una volta bisognerebbe insegnare ai fratelli di San Francesco, esisteva Don Bosco, c'erano i salesiani che insegnavano ai ragazzi non accompagnati di allora nell'Ottocento, sì, non solo a giocare al pallone ma anche imparare un mestiere. Mestieri, qua, sì. Non è, nessuno insegna un mestiere a questi ragazzi. Sì, purtroppo sono. Ed è un peccato perché questi ragazzi non accompagnati, anziché riuscire ad essere integrati facendogli fare un percorso di studio, lavoro e come si può dire, di integrazione, purtroppo vengono spesso e volentieri abbandonati a loro stessi perché le cooperative non hanno forze interne sufficienti per poterli gestire e quindi fanno la fine poi che li troviamo in giro a compiere atti che insomma non vanno troppo bene. Ecco, ma le sue cosiddette colleghe, cioè le altre mamme, che cosa dicono? A scuola ci sono tanti cartelli, sì, insomma, esatto. C'è esatto. Una protesta a questo punto, c'è che una sta protesta, covando forse. Sì, c'è una protesta che tra l'altro è molto sentita, perché oltre alle mamme che giustamente dicono ma io abito qui e non ho il servizio della scuola, nonostante comunque il pensiero, l'ideale della giunta che c'è adesso in comune è proprio quello di creare dei quartieri per ricreare le comunità, quindi che abbiano una scuola di riferimento, che abbiano dei servizi di riferimento, e purtroppo a Chiaravalle viene meno tutto questo pensiero. Le mamme sono molto arrabbiate, sono molto preoccupate, proprio perché un'altra volta ci ritroviamo dei personaggi che non si sa da come si comporteranno. Quanti saranno? 30 minori. Più i 30 che ci sono. Più i 30 che abbiamo là, quindi avremo 60 ragazzi non accompagnati suddivisi in due cooperative che stanzieranno qui all'interno del borgo. Tra l'altro di questa protesta sono attivi anche i cittadini che richiedono giustamente, visto che lo spazio è molto grande, se ci fosse la possibilità di avere degli spazi per gli anziani, degli spazi per gioco, per far giocare i bambini d'inverno, una biblioteca piuttosto che uno sportello comunale a cui far riferimento magari due volte al mese anziché dover andare in municipio. Perché abbiamo anche, così, tra virgolette, abbiamo anche il problema dei mezzi che non raggiungono direttamente il municipio ma fanno il giro dal municipio 4. Quindi insomma risolverebbe grande parte dei problemi. Ecco, signora mamma, che cosa vorrebbe dire a questo punto al sindaco Sala? E insomma, che cosa dire al sindaco Sala? Sarebbe corretto quantomeno venire a vedere di che cosa si sta parlando, perché finché si parla di numeri e di carte poco ci azzecca con la realtà. Se posso tra l'altro approfittare e farle vedere in che stato è il giardino dei bambini, che abbiamo l'erba alta 1,5 metri e dopo una decina di segnalazioni ancora nessuno è venuto a tagliarla. Ecco, questa è Chiaravalle. Va bene, buoni giochi con i suoi bambini. Grazie. Non arrabbiate, perché la scuola appartiene alla comunità del borgo. Ecco, ma lei è una mamma? Una nonna. Questa è la mia nipotina. Però comunque è stata mamma. Sono stata mamma, i miei figli sono cresciuti qui a Chiaravalle, sono cresciuti e a scuola qui non andavano perché avevano già iniziato a Milano quando sono venuta ad abitare, quindi erano già grandine quando sono venuta ad abitare, però la scuola appartiene al borgo ed è giusto che resta per il borgo, perché qui il borgo sta rinascendo, ci sono tanti nuovi bimbi che stanno arrivando. Ecco, quanti saranno questi nuovi arrivi? Allora, che io sappia ne sono arrivati 40, poi voci del popolo, intendiamoci. E questi però, 40 dove vanno? Vanno a Milano perché qui non abbiamo niente, le babysitter e le nonne, perché i genitori vanno a lavorare e purtroppo qui è uno spazio vicino casa,
che anche con la vicina di casa può portare un bimbo a scuola o all'asilo. Invece andando a Milano devi mettere una persona addetta. Certo. Cioè non è la stessa cosa. Il servizio deve restare per il borgo. Ecco, ma voi vi siete fatti sentire dal comune o dall'istituzione? Da quello che risulta a me sì, si sono fatti sentire, c'è stato tutto. Però sì, c'è stata una manifestazione, però a quanto pare è stata già segnata, cosa che non ritengo che sia corretta. E lei che cosa chiederebbe a questo punto al sindaco di Milano? Che deve pensare agli abitanti del borgo, non deve pensare, sì, non sono una razzista per l'amore di Dio, però prima degli stranieri è giusto che il borgo abbia la sua scuola per gli abitanti di Chiaravalle. Le mamme vanno a lavorare, le nonne, chi ha la fortuna di avere i nonni, dedicano lo spazio ai propri nipoti, ma chi non ha i nonni devono pagare, devono mettere il personale esterno che segue questi bambini, perché qui non c'è niente, non c'è. Ed è un borgo bellissimo, è un peccato che viene abbandonato a se stesso. Va incentivato, il comune, il sindaco, deve ascoltare la voce degli abitanti del borgo. Lo potrebbe invitare qua? Chi? Il sindaco? Sì. Magari. Ma non credo che si scomoda, non credo proprio. Io aggiungerei anche che nonostante le svariate richieste fatte dal 2021 a oggi di un incontro per fare un sopralluogo con chiunque se ne occupasse del comune di questa situazione, con una commissione comunale, è sempre stato dato picche. Cioè, nonostante le richieste di commissione comunale, nessuno ha mai voluto riaprire l'argomento. Loro sono stati gli ultimi ragazzi che hanno fatto l'asilo qua dentro. Dopodiché suo nipote, mia figlia, lui è mio nipote, ma ovviamente non potrà più andarci perché le scuole vengono riutilizzate per fare altre cose e qui adesso bambini ce ne sono. Sono tanti, e dove vanno? Distribuiti. Adesso loro hanno un problema enorme con le, come tutti del resto, con le scuole per gli asili nido, perché qui o vanno a Rogoredo o vanno a San Giuliano, cioè si devono distribuire sul territorio, ovviamente con i disagi della strada per andare e venire. Adesso 40 bambini ci sono, però la scuola oramai è stata fatta andare in disuso, per cui andrebbe ristrutturata, soldi da spendere, nessuno li vuole mettere e i bambini si ridistribuiscono su tutte le zone di Mito. Scusi, ma allora mettono 30 minori in una scuola, in una struttura non ristrutturata, pericolante? Sì. Il piano di sopra non viene utilizzato perché, da quello che ho capito, non è addirittura agibile. Quello sotto è stato messo a posto in qualche maniera per ricevere queste persone. Quindi questi ragazzi vengono parcheggiati qua ma non fanno niente tutto uguale il giorno. La cooperativa di là, se vuole andare poi a chiedere informazioni, ma anche lei che si occupa un po' di tutta la cosa, essendo in comune, la situazione è quella che è, nel senso che qui dobbiamo ospitare altre persone e va bene, per l'amor di Dio, però sarebbe opportuno prima agevolare quelli che stanno qua di casa, perché non ha senso far arrivare altre persone con i disagi che hanno tutti gli altri. Certo, per certo, cui certo. Questa è la situazione inerente, poi ci sono altri problemi ovviamente. Certo. La ringrazio. Niente, a lei. E chissà se la richiesta delle mamme di Chiaravalle verrà ascoltata da una giunta che pare chiusa in una visione ideologica che non vede la realtà. Noi nella prossima puntata parleremo intanto con gli animatori dei Fratelli di San Francesco, che hanno l'arduo compito di accompagnare alla integrazione i tanti figli fragili del Mediterraneo.